la cosa che emerge è quella che Andrea Pazienza è stato sì un grandissimo autore, ma è stato un autore singolo, momentaneo, non ha creato né una scuola né un vero seguito né qualcosa che abbia inciso sulla storia del fumetto. C'è questo monumento che lui ha costruito, e questo perché? Perché lui era assolutamente mimetico nel confronto del tempo che viveva. Durante il movimento del 77 lui ha raccontato quel movimento perché non poteva fare altrimenti, perché era completamente attraversato da quel movimento. All'inizio degli anni 80 racconta gli anni 80 perché era completamente attraversato da quegli anni 80. Non si pone mai criticamente nei confronti del periodo in cui vive. Lo racconta perché è l'unica cosa che sa fare. Se fosse vissuto nel ventennio sarebbe stato un grandissimo fumettista fascista. Io questo ho sostenuto in quel pezzo che ho scritto e me ne hanno dette di ogni. Adesso non so cosa sarebbe, ma ho delle difficoltà a identificare questo periodo. E arriviamo a Lupi e chiudo. Perché ho detto che c'è una cesura? Perché in Lupi Zanardi cambia, in Lupi comincia a sentire in un modo stranissimo, perché la tavola finale, allora perché sente? Perché è lui che organizza l'omicidio del piccolo spacciatore, appunto. Ecco, una cosa è vera, sono tutti fatti di piccolo capodaggio, sono delinquenti la cui scomparsa, la cui morte, tutto sommato non nuoce alla società, e anzi nessuno se ne accorge. In Lupi, nel giro di pochissime tavole, raccontato e organizzato l'omicidio di questo piccolo spacciatore per rubargli la droga. Poi in realtà non riusciranno neanche a trovare granché. E qui sì, Zanardi compie l'atto, però compie l'atto ma continua a non sentire niente. E di quel non sentire niente, secondo me, questa tavola è di una tragicità assoluta. Che è colui che prima non faceva, ma riusciva ad essere devastante, perché non facendo realizzava il male, qui facendo realizza il male, e comunque questa cosa lo lascia del tutto indifferente, a differenza di Petrilli, che in qualche modo si deve confrontare con quel male. Così, guardate questa tavola, c'è l'anima nera dello spacciatore carbonizzato perché gli hanno dato fuoco, Zanardi in posizione zen mentre sta facendo meditazione yoga, quindi ha svuotato completamente la mente, non sente nulla, e Colasanti è andato a farsi fare un massaggio thailandese. Ecco, questa tavola oltretutto è costruita in un modo che assolutamente nessuno può prenderla, separarla, rimontarla. C'è tutto il determinismo di Pazienza, quello che secondo me andrebbe indagato e rimesso in discussione, e partendo da questo si può vedere, tornando indietro su tutte le storie precedenti, arrivando fino a Pentotal, quanto determinismo c'è in quelle tavole. Nessuna tavola di Pazienza può essere presa e rimontata. Lo si potrà fare con Astarte, ma lì ormai siamo alla deriva, non è più capace di stare sui tempi che gli vengono chiesti, cioè non comprende più il mondo in cui vive. E io amo pensare che sia morto perché non era più in grado di raccontare il tempo. Quando ci prova con Astarte non ci riesce, preferisce un'overdose a finire quella storia di cui non è in grado. Dopo c'è Stefano Tamburini, cioè la mente grafica e anche una delle menti culturali del giornale, che fa 6 pagine in cui parla e anticipa Blade Runner. Più avanti ci sono delle foto di Mario Schifano in una fumeria d'oppio. Come si diceva nei giorni precedenti, realtà le più strane, le più diverse, e in mezzo a questo quel fumetto di cui avete parlato finora. Ok, lui non prova nulla, però poi alla fine si scopre che l'agendina non serviva a niente a recuperarla. Quindi cos'è se non un gratuito gesto di sadismo, quello di innescare tutto quanto? Certo, appunto, proprio perché è gratuito, lui non... Poi, allora, innescare tutto quanto. Il fatto che lui
Vabbè, tu sostieni che lui prova piacere, no, ad essere sadico. No, io dico che piacere non lo trova. Lui è obbligato a riversare la carica sugli altri, ma non per piacere, non è il sadico che prova piacere, è comunque il... è schiacciato da un superio che lo obbliga comunque a dominare nella maniera più umiliante e dolorosa possibile gli altri. Ma non ci vedo molto piacere, anzi. Appunto, è per questo ti parlavo di determinismo. Lui fa le cose che deve fare, sì. E poi il perché deve farle non interessa né a Pazienza né a Zanardi. Esatto. Il problema è che tutti quelli nei fumetti di Pazienza in quel periodo, tutti quelli che fanno qualcosa in realtà sembrano non rendersi conto di quello che la sconfessa di Pazienza è proprio visto, cioè è brutto parlare di un autore, dell'autore come rockstar, ma in effetti con Pazienza è una difficoltà secondo me insolubile, cioè non si riesce a scorporare le due cose. Comunque la scomparsa segna comunque un momento di spaesamento per il fumetto italiano, cioè comunque il venir meno di questa figura butta il fumetto in una situazione imprevista, anche se per essere onesti le ultime opere di Pazienza qualche dubbio, insomma qualche perplessità l'avevano pure lasciata. E già il fumetto italiano è una situazione appunto di spaesamento, di spiazzamento. Trovate che questa situazione, che cioè, ci sia proprio una correlazione in questo, o è semplicemente un finire una situazione degli anni Ottanta, un momento che finisce, un ciclo che termina, Bologna che rimane ma un po' stancamente capitale del fumetto, la fine di alcuni fermenti, o c'è anche proprio la figura involontaria magari di Andrea Pazienza, della scomparsa di Andrea Pazienza? Allora, fate questo, Pazienza dal punto di vista artistico era già morto un pochino prima della sua morte, perché le ultime due storie di Zanardi non, in realtà non sono neanche completamente insegnate da lui. Lo Zanardi medievale è una bonnellata che non funziona assolutamente, a Starpe non ne parliamo nemmeno. Ma, allora, che dal punto di vista culturale di quel racconto che ci facciamo noi nel mondo del fumetto, eccetera, la sua morte sia stata un trauma, questo è anche vero. Dal punto di vista dal punto di vista del fumetto no, credo che ormai non avesse più nessuna influenza sulle nuove generazioni, che sono quelle che poi faranno la dolce vita, eccetera, che chiuderanno un ciclo nell'assoluto solipsismo igortiano.